Ciao, oggi sono a Pittsburgh, Pennsylvania, la mia prima volta a Pittsburgh, ma non è la mia prima volta in Pennsylvania. In realtà non so quante volte sono stato in Pennsylvania. Comunque sì, sono qua per lavoro, è l'inizio di un altro giro, un altro tour con Andrea Bocelli e sto per uscire a mangiare qualcosa perché ho tanta fame, quindi iniziamo con un po' di... Non so, un po' di un'avventura per trovare del cibo e poi vediamo cosa c'è da vedere e da fare in questa città, che secondo me sembra molto carinella. Andiamo! Quindi questo è Pittsburgh. Sì, molto carinella. Come ho appena detto. A quanto pare c'è un posto... venezuelano? Non so come si chiami questo paese in italiano, neppure ovviamente l'aggettivo. Comunque sì, il cibo di Venezuela. Boh. Sì, quanto pare uno dei posti migliori nella città qua, che è una piccola città. Per chi che non lo sappia, Pittsburgh si trova nella parte occidentale dello stato di Pennsylvania. Ha tipo 6 ore in macchina da New York City e è vicino a Chicago e Cleveland e ai laghi. E quando dico tipo è vicina, tipo nei termini degli Stati Uniti, quindi qualche ora in macchina da tutti questi posti, dalle macchie, dai laghi principali grandi tipo i Great Lakes. E adesso ovviamente non so dove sono, dove vado. Quasi per niente. Forse sono perso. Chissà. Non io. A quanto pare devo entrare in questo posto, in questa galleria. Quindi andiamoci. Non c'è proprio un marciapiede. Beh, forse un pochino. Non ho proprio. Eh sì, è qua. Eccoci, Arepitas, credo si pronunci così. E chissà, Arepitas. Ci sono i churros. E altre cose, da mangiare. E poi empanada, repas. Empanada al pollo e un arepas alla carne e con i fagioli, queso, formaggio, non queso, formaggio e sì, sembra molto molto buono. Ok, cibo strabuono, sono molto contento, molto soddisfatto. La pancia è molto soddisfatta. E adesso, sì, vado in giro e andiamo a cosa c'è. Non lo so. Ho trovato tipo questa piazza, tipo la versione americana della piazza. Comunque c'è questo edificio molto interessante. Mi piace molto lo stile, come un castello. Mi fa venire in mente molto tipo una chiesa Mormon, tipo la chiesa di Gesù Cristo dei Santi di un giorno dopo, non so, una traduzione, ma sì, la chiesa principale dei Mormon.
a Salt Lake City. Ah, e c'è un posto italiano sotto che si chiama Alta Via. Alta Via, che ci sta. Vabbè. Di primo acchito direi che Pittsburgh mi sorprende un po'. Semplicemente la prima osservazione che ho notato praticamente dall'Uber mentre ero in percorso per l'albergo era che non sapevo che ci fossero tipo i grattacieli qua, o forse così tanti grattacieli, perché tante città, tipo tutte le città americane, hanno tipo grattacieli. Possono grattacieli, ma edifici grandi. Però non sapevo proprio che Pittsburgh, che ci fossero grattacieli veri. E sì, è una sorpresa. E per chi che non lo sappia, Pittsburgh è storicamente una città molto industriale. È un grande produttore dell'acciaio. Quindi praticamente è più o meno come Brescia, direi. E, ci sono tante squadre qua. Per tutti gli sport, basket, baseball, hockey, football americano, sì, tanti sport. È una grande città sportiva, diciamo. E mi trovo davanti, come sempre, un posto italiano, Giovanni's Pizza e Pasta. Ecco, molto carinello. E alle mie spalle c'è uno stadio per baseball della squadra si chiama Pittsburgh Pirates, le Pirate. E, è un peccato perché loro non siano tipo a casa mentre sono qua, quindi non posso andare a vedere una partita che volevo fare tantissimo. A quanto pare questo stadio qua è uno degli stadi più belli per guardare tipo una partita di baseball, quindi sono un po' deluso che non posso un po' deluso che non possa andarci. E credo tipo forse più nella distanza c'è credo che sia lo stadio per la squadra Pittsburgh Steelers, la squadra del football americano, non ne sono sicuro. E comunque Pittsburgh, voglio dire, non direi che è famosa per i ponti gialli, però ce ne sono alcuni qua. E, per chi che non lo sappia, Pittsburgh è stata una delle città che è stata usata per registrare il film The Dark Knight Rises di Christopher Nolan. Sì, con New York. Insieme con New York e Chicago c'è Pittsburgh, con tutti i ponti e i fiumi e altre cose del genere. Bello però. E questo ponte si chiama Roberto Clemente Bridge, un ex giocatore dei Pirates, che un filantropo in realtà, che purtroppo è stato ucciso quando il suo aereo si è precipitato. Sì, durante una missione umanitariana decenni fa, quindi purtroppo è stato... E lui, all'epoca, lui giocava ancora, quindi è stato molto... Io non ero vivo per questo, non ero vivo per questa cosa, era decenni fa, però sì, era una tragedia nello sport di baseball e in generale, sì. Ma questo si chiama Roberto Clemente Bridge, un po' di storia per tutti voi, una storia americana. Anche se lui non viene dagli Stati Uniti, ma viene dal Porto Rico. Però sì, giocatore portoricano che giocava in America ovviamente.
Ciao, Oca. Ehi, ci sto a parlare. Eh sì, mi hai sentito bene. Ascolta e ascolta bene, perché sto per parlarti in modo molto aggressivo. Eh sì, verissimo. Sotto il ponte di Pittsburgh. In realtà è una cavalcavia, non è proprio il ponte. Scusa! E a quanto pare questa è una fontana, ma mi sembra un po' triste, non c'è acqua, ha senso? Perché, non lo so. Immagino che quando c'è acqua sia molto bella. Però no, non c'è acqua. Quindi è brutta, bruttissima. Mi fa vomitare, mi fa morire in modo negativo. Sto giocando a un gioco che si chiama Evitare la cacca e finora sto vincendo. Speriamo che continui, che è un gioco molto pericoloso e per niente divertente. Ma forse è il brivido della conseguenza che rende il gioco divertente. Finora sono ancora il campionato, il re indiscusso di questo gioco che solo io gioco. Ok, la seconda osservazione forse di secondo acchito. Sì, mi sto godendo Pittsburgh. Sì, non è niente come sapevo che sarebbe stato. Quindi, sì, non lo so. A dire il vero, non so cos'erano le mie aspettative. Non lo so, a dire il vero, però mi sta piacendo. È carinella, c'è gente in giro. Sì, ci sono dei parchi, dei ponti belli, non è troppo affollata, come New York e altre città più grandi, perché questa città è piccola. Ok, sono tornato all'albergo, quindi il giro è finito, il quale significa che il video è finito. Wow! Quindi grazie mille per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. A presto, raga, ciao!